ciclo mensile di Nasdaq 100 chiama, Bitcoin risponde, prima giornata seria di recupero dei mercati delle criptovalute con il re Bitcoin. Le cripto invece erano andate bene anche nelle settimane scorse, ma Bitcoin non reagiva, ma oggi ha dato un primo segnale, molto forte e tra le altre cose coincidente anche con il minimo fatto in chiusura daily di due giorni fa, che teoricamente potrebbe sancire la fine del ciclo annuale di Bitcoin e dare il via appunto a una nuova fase. Non c'è una simmetria con Ethereum e questo porta comunque ulteriori dubbi. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Un video di aggiornamento in verde, perché la mia bottiglia verde, perché finalmente, diciamo ragazzi, abbiamo un po' di reazione, niente di che, però un po' di reazione dei mercati delle cripto e soprattutto di Bitcoin, ragazzi. Io un po' di idee me le sono fatte, ne abbiamo parlato nell'ultima live, la possibilità che il ciclo annuale abbia in effetti potuto chiudere proprio col minimo di Bitcoin, ve lo rimostro oggi. Nella scorsa giornata, ma ancora è presto per cantare vittoria, perché il mensile di Nasdaq ha trainato questo rialzo. Ne avevamo parlato che questi giorni sarebbero stati positivi, potevano essere positivi, ma poi viene la chiave, no? Viene un po' la questione. Per avere un nuovo annuale Bitcoin deve fare veramente tanti numeri e superare anche $25,000 per poi continuare la fase rialzista. Quindi o siamo di fronte a un semplice rimbalzo trainato dal Nasdaq 100 che durerà 3-4 giorni, oppure siamo davanti a un nuovo ciclo annuale. Finalmente abbiamo un pochettino di dati e soprattutto il mercato ci dà una bella svegliata. Ma non è tutto qui, perché ci sono anche alcune criptovalute che stanno andando alla grande e in super speculazione, e ritorna il momento di Terra Classic, ragazzi, che da qualche giorno sta tirando su dei numeri stellari, un po' alla shitcoin, scusatemi il termine, un po' alla Doge, un po' alla Shiba Inu, perché attraverso, diciamo, l'attivazione di quello che sono una serie di servizi hanno innescato il classico pump delle criptovalute. Andiamo a vedere intanto quello che è successo su Terra Classic, poi parliamo di Bitcoin e del ciclo annuale e tutto. Ma intanto, ragazzi, prima di andare avanti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi i pollicioni, facciamo un video di super news, super aggiornamento. Partiamo da Luna Classic. Ci sono due modi di vedere il grafico di Luna Classic. Uno è questo, tenetevi pronti. Ecco, questo è il vero grafico di Luna Classic, ragazzi. E poi c'è un altro modo di vedere questo grafico, cioè facendo questa giochino qui, cioè andando in pratica a vedere solo l'ultima parte dopo il fallimento del progetto, quindi la ripresa del progetto. Allora, tutto su Luna è stato instillato da una serie di questioni di natura macro, quindi lo staking, vi faccio vedere quello che è successo. Hanno avviato un servizio di staking e in concomitanza al servizio di staking di Luna è stato anche inserito poi la questione del burn del token per creare un po' una struttura deflattiva, e questo ha innescato una spirale rialzista classica, spirale che sembra molto simile a quella che avviene con i progetti dei meme coin, con quello che è avvenuto per esempio con Shiba Inu o Dogecoin. Un po' una spirale manipolata, un po' cercata, però ragazzi, il rialzo è avvenuto, quindi a livello di speculazione assolutamente molto molto buono. Da un punto di vista di analisi tecnica è stato avviato questo pump improvviso dal superamento di questo livello di barra di congestione, con il classico superamento da parte di questa candela, che ha avviato in sostanza da segnale di analisi tecnica un pump del 250% fino ai massimi. Ad ora siamo a 164, ma dai minimi in pratica che erano stati segnati a giugno ha fatto più 1035% sui massimi. Quindi ancora le cripto con le fasi di manipolazioni danno un po' spazio anche a questi movimenti, fermo restando, ragazzi, che comunque la market cap di Luna non è bassa, insomma, è Luna Classic è molto alta, e quindi insomma
avere anche questo livello di speculazioni comunque è, non è con una cap da 20 milioni, ecco. Quindi insomma è abbastanza poco manipolabile, invece ci sono riusciti in questa fase. Allora, quali sono i miei consigli tecnici da buon padre di famiglia classica su questo tipo di titoli? È solo trading, only speculazione, only trading intraday o multiday, senza leva o pochissima leva. E soprattutto ricordatevi che se non utilizzate stop loss su questo tipo di coin, se non utilizzate take profit, trailing stop o strategia di protezione, siete dei folli patentati, perché questo tipo di criptovalute vanno maneggiate con cura. Ciò non toglie che comunque può essere interessantissima comunque una trade su questo tipo. Io personalmente non l'ho fatto, qualcuno nella mia academy, ragazzi, invece sì, si sono divertiti alla grande, alla faccio mio, come si dice, sono contentissimo perché hanno capito un po' il senso, no, di queste cose, di imparare a fare trading, che poi non, a volte non serve il progetto X, progetto Y, no. Cioè, se comunque, ragazzi, una coin vi dà la possibilità di speculare, e beh, insomma, perché lasciarla lì alla fine, va bene? E quindi, insomma, vai, di speculazione pura, infatti lo sanno tutti, anzi alcuni di loro hanno addirittura anche fatto short selling proprio nelle candele rosse, sono riusciti anche a beccare i movimenti contrari. Comunque, solo trading per Luna. Quello che è successo, il motivo per il quale sta facendo questo pump, sono queste news che vi ho fatto vedere, cioè la creazione dello staking e il fatto che hanno creato questo token burn, eccetera. Quindi stanno un pochettino cercando di riprendere il progetto, ma lungi da me ragionare in termini di holding o cose del genere, già sapete che non lo faccio su coin di tutt'altro spessore, figuriamoci su questi e crypto. Allora andiamo a vedere un po' l'aggiornamento invece sul ciclo mensile di Nasdaq e vediamo anche il ciclo mensile di Bitcoin per cercare di capire se questo pump è interessante, che sembrerebbe proprio essere, essere così. Allora, su Nasdaq niente di anomalo, praticamente ha fatto tutto quello che ci aspettavamo, addirittura siamo riusciti a prendere, tra virgolette, scherzosamente, il giorno preciso della chiusura del ciclo mensile di Nasdaq, cosa che succede molto raramente. Questa volta ci siamo addirittura riusciti, quindi Nasdaq è su un nuovo ciclo mensile che probabilmente avrà questo tipo di struttura e porterà alla chiusura di tutto il movimento trimestrale intorno alla fine di settembre, la prima decade di ottobre. Poi andremo a vedere questa cosa. Allora, il movimento di Nasdaq è assolutamente normale, però vedete, già incontrerà il primo scoglio tra pochissimo, perché avremo la media mobile, scusate, allora questa era la 26, no, dobbiamo modificarla a 21, perché questa, eccola qui, altrimenti non andava, eccola qui. Allora, qui incontreremo il primo scoglio immediatamente intorno ai 13.000, 12.008, scoglio che dovrebbe essere superato se Nasdaq vuole continuare questa fase di risalita. Ovvio che al momento si è posizionato proprio sui livelli di resistenza, cioè un rimbalzo tecnico questo qui, ma ricordiamo che il mensile precedente era stato ribassista, quindi questa cosa qui è da tenere in conto, quindi mensile rialzista, mensile ribassista, e questo potrebbe ancora essere teoricamente rialzista, in teoria sì, anche per regole di analisi ciclica. Nulla vieta a Nasdaq in questo momento di fare un terzo mensile di questo tipo al rialzo, ma per farlo dovrà andare a superare quasi certamente questo massimo, che è veramente molto alto. Se fa una cosa del genere, vista come l'ha presa Bitcoin in questa fase, probabilmente assisteremo a una bella reazione delle cripto in questa fase, perché vedere Bitcoin nuovamente che reagisce mi fa ragionare che su una continuazione di trend al rialzo di Nasdaq, mentre prima sembrava addormentato, Bitcoin adesso invece potrebbe continuare la sua fase al rialzo. Allora, due giorni fa abbiamo parlato nella live che abbiamo fatto insieme, ragazzi, di tutto quello che era la questione legata alla possibilità di Bitcoin che avesse un ciclo mensile al ribasso, perché il ciclo mensile delle altre cripto era iniziato proprio il 28 di agosto, mentre su Bitcoin sembrava molto debole,
totalmente diverso da quello di Ethereum, per esempio, e questo ci aveva fatto molto riflettere. In realtà sembra proprio che abbia seguito Nasdaq, ragazzi, quasi come un dipinto. Questo non è bello, vi dico francamente, però in questo caso è palese. Quindi Bitcoin ha chiuso il ciclo con Nasdaq, ragazzi, il martedì scorso, e lo si evince anche dal fatto che questa candela ha superato i massimi di questo ciclo settimanale, quindi questa configurazione qui non è valida, non è assolutamente valida, e siamo probabilmente in una configurazione di questo tipo, e qui Bitcoin ha iniziato una nuova fase di struttura rialzista. 80 giorni per un trimestrale è un po' pochino, però ci potrebbe anche stare, ma a dire la verità io non ho mai ragionato di trimestrali molto su Bitcoin, ma più che altro di mensili, perché l'impatto comunque che ha in termini di volatilità ci consente di ragionare sui mensili e non serve, diciamo, andare sul trimestre. C'è però una cosa che abbiamo visto proprio in quella live, cioè il concetto che Bitcoin teoricamente ha fatto un nuovo minimo proprio martedì, vedete, nuovo minimo incluso, quindi quello che ha senso, quello che è valido sulla questione del ciclo annuale, quindi ha aggiornato i minimi del ciclo annuale, e questo potrebbe essere anche impattante perché potrebbe aver segnato proprio la fine del ciclo annuale. Magari ne riparliamo meglio nella briefing di analisi ciclica lunedì sul mio canale, iscrivetevi ragazzi per non perdervi questi mesi che verranno, perché se davvero fosse valida questa cosa, e lo sapremo solo in un punto, anzi vi faccio vedere questo qual è il punto, cioè al superamento in pratica di questo massimo, che a questo punto vedete come i mercati diventano molto più fattibili, molto più chiari in questa fase. Se dovesse superare 25.000 e 24.500, 25.000, avremo una conferma che probabilmente, con una buonissima probabilità, sul minimo di martedì sia stato chiuso un ciclo annuale. Ovviamente sono solo due giorni di questa fase elong, quindi appunto ragazzi è troppo presto per parlarne, soprattutto perché siamo trainati da Nasdaq. Quindi quando, se Nasdaq si fermerà con questa fase rialzista, che succede a Bitcoin? Allora è lì che dovremmo un po' prendere e comprendere la questione, perché potrebbe anche benissimo star facendo il terzo mensile di questa struttura ciclica, che è un mensile che farà così e poi concluderà definitivamente, diciamo, su questo magari livello o anche gli altri livelli di supporto, il con probabilità la struttura del ciclo annuale. Quindi siamo, vedete qui è più o meno molto simile alla chiusura di Nasdaq, la struttura del nuovo mensile. Allora, che qui sia partito un nuovo ciclo mensile è molto probabile, perché Bitcoin ha superato i massimi della scorsa settimana, e quindi ha poche o è un'anomalia tecnica, succede qualcosa entro due giorni massimo, oppure è probabile che il ciclo mensile sia iniziato il 6. Il fatto che sia desincronizzato totalmente ad Ethereum e anche le altre cripto è strano, ragazzi. È la prima volta che avviene una cosa del genere così impattante, e un pochettino mi preoccupa per la questione energy di Ethereum, ormai lo sapete. Quindi voglio vederci molto chiaro di quello che succede nei prossimi giorni. Per fortuna ancora le posizioni non sono in essere, quelle che c'era la scorsa settimana, che vi avevo detto anche nella live su Ethereum, è rimasta lì ed è stata aggiunta poi nella giornata dell'altro ieri per una strategia che facciamo in Academy, più piccola, un long mensile, quello che però ha valenza solo per una settimana, 10 giorni probabilmente. Quindi vediamo se andrà a buon fine, penso di sì, perché comunque stiamo facendo già un buon profit, mentre le posizioni in holding, su questo vi lascio il dubbio, perché potrebbero rientrare proprio su questo rialzo, però poi ne parliamo quando entrano, se entrano poi lunedì, così vi svelo anche questa cosa qui. Allora, invece, per quanto riguarda i livelli, il primo livello di resistenza è 21,9, praticamente c'è quasi arrivato questa zona qui, e poi successivamente si infilerebbe all'interno di questo frangente qui di prezzo, che è un prezzo di equilibrio tra i 22 e i 24,6. In teoria questo è tutta una zona oscillatoria. Se Bitcoin non ha iniziato un nuovo ciclo annuale, è difficile che supererà questa soglia, quindi andando a fare questa parte superiore. Già questo potrebbe essere un gradino, e magari un superamento di questa zona verso i 22,5 concludere in pratica il movimento.
Quindi questo, ragazzi, per quanto riguarda questa struttura mensile, ma soprattutto un dato finalmente oggettivo, cioè almeno sappiamo che Bitcoin sta seguendo Nasdaq, completamente diverso Ethereum, ragazzi, perché Ethereum il mensile l'ha iniziato sul minimo del 29 di agosto, non c'entra nulla con la struttura ciclica di Bitcoin, e qui abbiamo l'evento merge, questa zona qui. Attenzione ad un livello solo su Ethereum che dovete stare veramente molto attenti, ragazzi, cioè il livello questa zona qui del 61,8 di Fibo è il 78,6, perché sono dei livelli, vi metto la classica zona di rettangolino così lo vediamo meglio, perché sono dei livelli di possibile rimbalzo del gatto morto da questa fase, quindi il pump e poi la chiusura di questa fase qui. Attenzione a questo movimento su Ethereum, attenzione a questa zona su Ethereum, perché non c'entra niente con Bitcoin in questa fase, quindi bisogna ragionarlo in maniera completamente diversa. Quindi mentre Bitcoin sembra aver seguito Nasdaq iniziando un nuovo mensile, Ethereum il mensile l'ha già iniziato 10 giorni fa circa, e il merge in mezzo, settimana prossima una settimana chiave, secondo me sì, svolgeranno una serie di cose, quindi accadranno una serie di cose. E poi però, ragazzi, ho un dato, un altro grafico che vi lascio, anzi ve lo faccio anche vedere, poi lo commentiamo. Però lunedì un grafico che stavo guardando proprio pochi minuti fa, dov'è finito? Ho perso il grafico che stavo guardando pochi minuti fa, eccolo. Perché questo è un grafico rilevante, un grafico dello spread che segna anche un passo rilevante tra Standard & Poor's 500 verso Bitcoin. Standard & Poor's 500 verso Bitcoin segna in pratica un livello molto rilevante qui, cioè il touch di un livello di resistenza importante, e soprattutto una semifigura di inversione. E attenzione che uno spread, ragazzi, è un grafico che in questo momento indica che fino a quando è rialzista i mercati hold sono più forti dei mercati crypto. In pratica leggetelo così questo grafico: quando inverte il trend e diventa ribassista vuol dire che Bitcoin è più forte di Standard & Poor's 500, e di conseguenza con grandissima probabilità moltissime criptovalute seguiranno un trend al rialzo. Attenzione a questo spread, ma lo commentiamo perché non è solo quello che vi sto facendo vedere oggi, ma anche un'altra questione ciclica. Questo spread ha fatto una prima candelona di figura di inversione, fin tanto che è al di sopra di questo livello non cambia granché, perché per invertire il trend che ha avuto inizio deve andare qui, ma c'è un dato di analisi ciclica che va assolutamente preso in considerazione e che vedremo lunedì prossimo, perché è un altro tassello da mettere nel nostro puzzle. Allora, un po' il mercato scopre le carte, e man mano che scopre le carte inizia a darci degli indizi. Noi abbiamo tante ipotesi che abbiamo messo in atto e sappiamo come muoverci nel modo migliore. Quindi se è iniziato un nuovo annuale già siamo pronti, ragazzi, quindi le operazioni possono essere già inserite perché l'ipotesi, la possibilità c'è. Sappiamo però cosa potrebbe succedere proprio fra qualche giorno se Nasdaq inverte e soprattutto va a chiudere il mensile. Allora cambia la configurazione, ma siamo già a cavallo perché sappiamo già tutto di quello che potrebbe andare a verificarsi. Allora, mi piace questa fase, molto bella questa fase del mercato, difficile però anche estremamente avvincente, perché veramente è strano vedere i mercati così decorrelarsi Ethereum da Bitcoin, quindi nuova vita per i mercati delle cripto. Lo sapevamo comunque che il merge avrebbe portato un po' di scompiglio, avrebbe cambiato le carte sul tavolo, e quello che sta facendo, ma vediamo settimana prossima quello che accadrà. Per oggi è tutto, vi auguro un buon weekend, forza Bitcoin, vediamo se facciamo ancora verde, e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!